che idillio è l'infinito? Qual è? L'idillio vuol dire quadretto campestre. E che quadretto è l'idillio dell'infinito? Dal momento che parla di tutt'altro che del paesaggio, appare una siepe, appaiono delle fronde che fanno dei rumori, cioè vengono attraversate dal vento, ma il resto è tutto quanto un paesaggio mentale, è un paesaggio interiore, è un paesaggio dell'anima. L'infinito, la più celeberrima poesia di Leopardi, vertice assoluto della poesia di tutti i tempi, è una poesia, secondo Leopardi, filosofica, è una poesia secondo l'immaginazione antica. Cioè Leopardi vedeva l'anno successivo, il 1820, pensando all'anno precedente, quella poesia come l'inizio della poesia malinconica e sentimentale di affetto, oppure la vedeva come l'estrema rappresentazione del modo di poetare degli antichi. Ricordiamoci che l'infinito è una poesia, una delle pochissime poesie di Leopardi, che termina dolcemente. Il naufragio è dolce. È una poesia di serenità, di abbandono, non è una poesia che esprima dolore e sofferenza. È come una lucidità con cui viene improvvisamente posto questo interrogativo e questo abbandono all'essere e al nulla come destino dell'uomo, ma è un nulla benefico, è un nulla sul quale ci si immerge per dormire dolcemente. L'infinito è un miracolo. Perché è l'unico caso che io sappia in cui un poeta arriva immediatamente al vertice della poesia. Intanto la cosa bella è quanto è finito l'infinito, nel senso che appunto credo che siate stati a vedere sta siepe, eccetera, una cosa, uno spettacolo molto limitato, molto circoscritto. Ma cosa mette in scena dentro all'infinito? In primo luogo proprio quella specie di poesia cosmica che nasce dalle passioni astronomiche, cioè quell'idea pascagliana, che insomma noi siamo piccoli, finiti là, e che c'è tutto quell'infinito, c'è tutta quella enormità. E la seconda è il fatto del sublime. Kant, nella Critica del Giudizio, classifica due tipi di sublime, che sarebbe una specie di superbello, diciamo, cioè di qualcosa che eccede il bello proprio perché eccede la forma, un informe però molto fascinoso. Uno è il sublime dinamico e l'altro è il sublime matematico. Il sublime dinamico è quello che, per esempio, uno vede una tempesta, purché sia spettatore della tempesta e non in una nave in balia delle onde, è stupefatto e ammirato di tutto questo scuotimento della natura. E l'altro invece, il sublime matematico, è l'idea di qualcosa che è troppo grande per poter essere rappresentato e che quindi porta la nostra immaginazione verso appunto l'infinito. Io credo che da questo punto di vista l'infinito sia una messa in pratica del sublime matematico di Kant.